Buongiorno, oggi vi presento Valeria Parrella, una scrittrice che ha pubblicato con Einaudi nel 2019 Almarina. Valeria Parrella vive a Napoli, ha pubblicato vari romanzi con Einaudi, tra i quali Lettera di dimissioni, Ma quale amore? E da anni si occupa della rubrica dei libri di Grazia e collabora con La Repubblica. Nel quarto di copertina ci presenta questo romanzo con queste parole. Esiste un'isola nel Mediterraneo dove i ragazzi non scendono mai a mare, ormeggiata come un vascello, nisida e un carcere sull'acqua. Ed è lì che Elisabetta Maiorano insegna matematica a un gruppo di giovani detenuti. A 50 anni vive sola e ogni giorno una guardia le apre il cancello, chiudendole Napoli alle spalle. In quella piccola aula senza sbarre, lei prova a imbastire il futuro. Di questo romanzo leggerò il capitolo Almarina. Mi chiamo Elisabetta Maiorano e non è che non me lo stia chiedendo qualcuno, sono io che me lo ripeto in testa ogni volta che arrivo al varco di Nisida. Ogni volta che entro mi sento in colpa. Alla sbarra, quando mi fermo per farmi riconoscere, mi viene ad abbassare gli occhi. Mostro il viso senza davvero guardare in faccia la gente, come se avessi la macchina carica di cocaina. E la vedo alzarsi con uno sforzo enorme, quella sbarra, come se la dovessi sollevare io. Fosse colpa mia che Inisida è un carcere minorile. Le avessi scavate con le mie mani le strade di tufo che fanno arrampicare su la macchina, come se mi facessero un favore. Appena arrivo davanti a quella sbarra, perdo ogni diritto civile, ogni sostanza acquisita nel tempo. Non sono più nessuno, né una laureata, né un insegnante che ha vinto concorsi, che ha fatto anni di supplenza al nord e sa rispondere male a chi non rispetta la fila. Quella che va a denunciare lo specchietto scassato, le gomme bucate, lo sportello rigato dalla chiave. Perché signora, lei sa chi è stato? Sì, lo so, un parcheggiatore abusivo sotto San Pasquale che voleva i soldi e io gli ho detto che invece li dava un musicista. All'angolo della guardiola di Nisida mi lascio vivisezionare. Ma è un'impressione solo mia. Mi dico che tanta gente sale sopra la mattina, educatori, insegnanti, maestri dei laboratori, e io pure la targa registrata. Infatti mai che mi chiedano il perché. E forse manco lo sanno loro, messi in servizio un giorno lì e il mese dopo da un'altra parte, che saliamo la montagna del purgatorio e quando scenderemo non saremo più gli stessi. È un romanzo di grandissima emozione e sentimenti. Vi consiglio di leggerlo tutto.